Eccoci, ben ritrovati sulle Fonti TV per questo approfondimento dedicato al mondo dello sport, uno sport che è stato caratterizzato in questa settimana dal fenomeno della Superlega, che tanto rapidamente è nata e altrettanto rapidamente è tramontata, però per fortuna non di sola Superlega vive il mondo dello sport, ci sono tante altre discipline che dobbiamo analizzare. Ci riferiamo naturalmente allo sport professionistico ma anche allo sport amatoriale, perché per di cronaca ricordiamo anche la roadmap delle riaperture. Dal 26 aprile riprendono gli sport di contatto in zona gialla, quindi via libera al calcetto e al basket, dal 15 maggio le piscine all'aperto e poi per ultimo dal 1 di giugno le palestre, naturalmente a riaperture che tengono sempre conto le regole di distanziamento e di sicurezza, perché la pandemia purtroppo non è ancora passata. Ma c'è uno sport in particolare che ben prima del passaggio in zona gialla, anzi in piena pandemia, ha fatto registrare un boom. Questo sport è il tennis, addirittura è diventata, ha avuto insomma un riflesso mondiale l'immagine delle due ragazzine di Finale Ligure che proprio durante il lockdown dell'anno scorso giocavano sui tetti e poi hanno ricevuto anche la visita inaspettata di Roger Federer. Ebbene, un boom che ha caratterizzato un po' tutta Italia, soprattutto la Lombardia, addirittura 3.500 nuove adesioni nelle ultime settimane. Vogliamo analizzare, ecco, questo fenomeno in questa pillola di approfondimento e vedere se per quanto riguarda questo nuovo periodo d'oro del tennis è possibile fare qualche analogia rispetto al boom degli anni 70. Lo faremo in compagnia dell'ospite che ci ha raggiunto via Skype, ovvero Alessandro Mastroluca di Super Tennis, chi meglio di lui. Ciao Alessandro, benvenuto e grazie come sempre. Ciao, ciao, un saluto a tutti. Bene Alessandro, ecco, in realtà la domanda te l'ho già fatta nell'introduzione. C'è qualche analogia tra questo nuovo periodo d'oro del tennis e quello invece appunto degli anni 70, oppure è un boom che è strettamente legato al fenomeno pandemico ed è destinato quindi poi a dissolversi con il tempo? Allora, dal punto di vista dell'entusiasmo che si sta creando da parte del pubblico intorno al tennis, secondo me sì, c'è una sicura analogia. Dal punto di vista della quantità di giocatori che abbiamo in top 100, siamo addirittura sopra gli anni 70, perché abbiamo 10 giocatori tra i primi 100 del mondo. Non so onestamente se lo vedremo completamente in termini di sistema sportivo nel suo complesso, se sarà come negli anni 70, perché quel boom, quello degli anni di Panatta, Barzutti, Bertolucci, Zugarelli, insomma della Coppa Davis, che poi ha portato alla Coppa Davis del 76, diventò anche fenomeno economico, industriale. Abbiamo visto in quelle occasioni tante aziende, per esempio, nascere o riconvertirsi dall'abbigliamento tecnico, l'abbigliamento invernale all'abbigliamento per il tennis. Abbiamo visto tante situazioni di questo tipo che hanno creato, come dire, anche un movimento di business intorno al tennis, alle racchette, all'industria italiana nel suo complesso. Non so se adesso avremo questo tipo di stesso riflesso al di là, diciamo, dell'aspetto strettamente sportivo. Sì, Alessandro, mi hai proprio anticipato, perché appunto volevo anche approfondire questo aspetto economico riguardo ai marchi, perché grazie al tennis negli anni 70 il Made in Italy è diventato conosciuto in tutto il mondo, marchi appunto come Diadora, come LS, e poi per quanto riguarda l'abbigliamento Sergio Tacchini, insomma, si sono diffusi. Adesso invece com'è la situazione? Il mercato è ancora aperto, variegato, oppure colossi come Nike, come Puma si sono arraffate insomma la fetta più grande e non è possibile trovare altri spazi di manovra? Certamente è più difficile trovare spazi di manovra per un'azienda piccola rispetto a quanto succedeva, o medio piccola, o comunque non già attiva nel tennis, come invece è successo per marchi come LS, come Fila, a cui facevi riferimento prima, che invece hanno trovato ampie possibilità di business con il primo boom, diciamo, quello degli anni 70. Non a caso anche Musetti e Sinner, che sono i due teenager in questo momento più in alto in classifica, nonché i due giocatori italiani che stanno appassionando di più i nostri tifosi, sono entrambi già griffati Nike.
Ecco, hai parlato di Musetti e di Sinner, che sono naturalmente i campioni di adesso, mentre negli anni 70 il personaggio di riferimento è stato senza dubbio Adriano Panatta, che nell'anno di grazia 1976 ha vinto tutto, ha fatto il triplete, per utilizzare così un termine caro agli appassionati di calcio, con internazionali d'Italia, Roland Garros e naturalmente la storica Coppa Davis. È stato anche un primo vero testimonial proprio dal punto di vista economico, perché ha iniziato a sponsorizzare dei prodotti di abbigliamento, addirittura anche un profumo. Ecco, secondo te, i tennisti di adesso, hai citato Sinner, citiamo Berrettini, Musetti, possono avere, lo stesso impatto che ha avuto Panatta proprio nella diffusione globale del tennis in Italia? Ecco, secondo me questo sì. Questo sì, proprio perché si sta creando una rinnovata probabilmente passione per il tennis attraverso i risultati che sono costanti ormai dei nostri giocatori da almeno un paio d'anni a questa parte. Ritrovare gli italiani che vincono e vincono costantemente e hanno anche caratteri, oltre che caratteristiche diverse, facilita l'identificazione. Stiamo già cominciando a sentire, a vedere, a ipotizzare i paragoni, no? Sinner e Musetti come Djokovic e Federer. Questo senso della rivalità sicuramente aiuta e aiuterà anche marchi differenti fra di loro ad accostarsi a atleti che portano caratteristiche diverse. Anche questo certamente sarà un elemento di aiuto nel momento in cui il tennis tornerà ad essere pop da tanti punti di vista, indubbiamente questi lati e questi tratti saranno fattori trainanti. Ecco, come mai quella euforia che era esplosa letteralmente negli anni 70 per il tennis si è affievolita fino quasi a spegnersi, insomma, alla fine degli anni 90? Forse l'ultimo grande evento riguardante il tennis che ci ha coinvolti tutti, insomma, come nazione e come appassionati, è stata la Coppa Davis, la finale di Coppa Davis del 98 tra Italia e Svezia, che tra l'altro si è giocata proprio a Milano. Ecco, come mai si è spenta quella euforia e se secondo te è possibile replicarla? Diciamo che in Italia spesso le passioni sportive per gli sport principali, siamo esclusi poi quei casi come può essere la scherma ogni 4 anni alle Olimpiadi o il tiro con l'arco, vanno molto con i risultati. Togli il calcio, ma vanno molto con i risultati. Ecco, per cui è stato anche banalmente un discorso di prestazioni sportive. Il tennis ha cominciato a vincere, il tennis, diciamo, i giocatori italiani hanno cominciato a vincere meno. Da un lato, dall'altro è anche vero che il tennis si è visto meno, anche in termini televisivi, che per un lungo periodo è stato in gran parte trasmesso in pay TV e basta, qui non voglio fare necessariamente una, diciamo, difesa di squadra, in quanto io collaboro, come detto bene, lavoro per la Super Tennis, però indubbiamente la rinnovata visibilità televisiva ha permesso anche a una platea più ampia di tornare a vederlo, tornare ad appassionarsi, tornare a confrontarsi con questo sport e questo può sicuramente contribuire. Inoltre, i successi di Musetti e Sinner, ne ho parlato in passato, per esempio, con Max Sartori, che è lo storico coach di Seppi, che ha aperto un nuovo centro da poco a Vicenza, mi spiegava proprio che questi successi hanno portato più giovani, più ragazzi a cominciare a praticare il tennis, perché lo guardano, perché si appassionano, perché si identificano e vogliono cominciare a provare. Sì, certamente, ecco, l'effetto dell'imitazione ha un peso molto importante, insomma, per qualsiasi disciplina che, come hai detto giustamente, non sia già nel mainstream come il calcio. Ultima domanda di questa breve pillola, insomma, dedicata al mondo dello sport, in particolar modo al boom del tennis. Abbiamo parlato di nuova epoca d'oro per il tennis, ma dobbiamo parlare anche di un altro sport che è simile, non uguale, ma è nettamente in ascesa, ovvero il padel. Ti
dico solamente, ecco, questo dato che ho trovato particolarmente interessante: fino a 4 anni fa c'erano circa 50 campi di padel in Italia, ora ce ne sono 1600, addirittura Flavia Pennetta ne ha regalato uno alla sua città, a Brindisi. Volevo chiederti che rapporto c'è tra il tennis e il padel proprio dal punto di vista economico, cioè se queste due discipline possono trainarsi reciprocamente l'una con l'altra o se in realtà possono diventare antagoniste. Antagoniste del tutto non lo so, certamente potranno essere enormemente complementari. Non è detto che ci sia una fusione, necessariamente un passaggio dall'una all'altra, però indubbiamente potranno essere complementari. Il vantaggio del padel dal punto di vista amatoriale, diciamo, dal punto di vista di chi si avvicina alla pratica sportiva, di chi magari prende una racchetta una volta tanto, una volta a fine settimana, per esempio, che il padel è probabilmente meno respingente del tennis. Il tennis richiede già un po' più di abilità, un po' più di pratica. Le prime volte che giochi a tennis ti diverti meno, perché banalmente la prendi meno, ecco, riesci a mandarla di là con più difficoltà, devi abituarti a un certo tipo di movimento. Il padel è più associativo, più divertente già dalle prime volte, perché è più facile, tra virgolette, da cominciare a giocare, quindi aiuta l'aggregazione. Poi è possibile passare dal padel al tennis. Se comincio a appassionarmi al padel, a giocarlo più volte, poi magari è facile che passo a provare anche il tennis. È quasi più facile questo passaggio del contrario, cioè chi comincia col tennis e poi devia, diciamo, tra virgolette, verso il padel. Indubbiamente abbiamo visto anche tanti sportivi, non solo tennisti, appassionati. Pensiamo che ai tanti calciatori che giocano a padel costantemente, ex calciatori, calciatori in attività, e anche questo dimostra quanto sia di appeal in questo momento anche per chi è abituato alla competizione sportiva e abbia trovato anche una nuova strada per continuare a divertirsi. È vero, assolutamente. Il padel, diciamo, ha incominciato a mettere radici in Italia come disciplina praticata dai VIP e poi si sta diffondendo progressivamente anche, insomma, in tutto il resto della popolazione. Comunque, padel o tennis che sia, ora il vero problema è trovare un campo, perché parlo per esperienza personale, è diventato praticamente impossibile. Questo anche, appunto, sottolinea ulteriormente quanto queste due discipline stiano facendo bene, ecco, in questo momento, e quanto siano difficili. Bene, Alessandro, io ti ringrazio come sempre per il tuo tempo, per la tua disponibilità. Naturalmente ci ritroviamo presto qua sulle fonti per altre pillole formative e informative. Grazie a voi, un saluto a tutti gli spettatori. Grazie, ciao Alessandro. Bene, il nostro tempo, ecco, finisce qui. Io naturalmente adesso do la linea alla programmazione di Le Fonti e ci ritroviamo molto presto con una nuova puntata di Pocket News.